conto, sono del 30, ho iniziato a 18 anni. Appena compiuto i 18 anni erano 2 mesi. Allora, sto medico De Cori, quando doveva firmare per le commissioni, era pure la caserma, forse era il prete di Giulianello, che mettete pure la sorella della cognata, e insomma ci stanno 3-4 persone in commissione, e ci stava sto Giuliano Tamburlani. Allora, quando è andato questo unico medico che doveva mettere la firma, non ce l'ha messa. E per serviva a tutte per entrare, serviva pure la firma del medico, e non ce l'ha messa. E mo come si fa? Come si fa? Come si fa? Hanno levato la mezziana, che noi di pure in causa col prete, perché politichetta, e noi dice, ma come? Da tanta gente si è levata mia moglie in una vita, dice, ma io pure ce l'ho. Insomma, ho i figli, c'ho... niente da fare. Quella è rimasta fuori e mi hanno messo a me. Ecco, poi Giulianello, magari c'era quella maestra, si è fatta vedere dentro il corpo, stava sempre a strillare. E forza, 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 e te ne è rimasto tanto, quella è rimasta tanto. Dovevi... cava le foglie, quelle buone metteva una, quelle più meno buone un'altra, quelle, insomma, dovevi mettere a gradazione. Per colore? Per sostanza pure. Perché erano tipi diversi? È perché la pianta comincia da giù, da giù a meno sostanza, poi su, quando arriva su così, e stanno le puntarelle sotto sostanza, ma soltanto lunghe così. E allora tu a capare quelle cose, in quelle casse, cioè, ci voleva tempo. E ci avevi da fare tutto il giorno, ci stava un bel da fare. E a qua attorno, ai colli dove sta abitando Stefano, ha visto che tutte quelle olive, là era tutto tabacco, piantine, e là facciamo tutto il giorno. Tutte le campagne qua intorno, dopo cominciavano a pagarlo poco e cominciavano a rendere poco e si sono stufati, hanno vite a lavorare chi a Roma, chi di qua, chi di là, hanno cambiato, richiedeva tanto lavoro, dovevano infilare le foglie, dovevano fargli i telai. I telai fa conto grossi come il tavolino, lunghi e larghi. Allora infilavi tutte le filze con i chiodi di qua, i chiodi di là e li attaccavi là. Quando pioveva andavi sempre correndo e rimettevi le cose dentro a cabaracca, a parte noi c'eravamo la cantinaccia laggiù, andavamo a rimetterla là dentro. E ecco perché dopo è stato chiuso questo magazzino. Cominciava a rendere poco e ecco qua, siamo andati a Roma. Era miseria, chi sa ricorda, però era proprio miseria. Era già poca quando stavamo a Roma, pure quando stavamo a Roma, era già poca la paga. Allora ecco come sto tavolo, a girocollo qua, bottonata fino a questo punto dietro e fino giù qua, capito? Che te copriva tutto, che potevi facendo in testa una cuffia bianca, bene legata, dovevi mettere a mattina appena entravi e a levare la sera appena uscivi. Il lavoro ci stava sempre uno che camminava su e giù, e a ingresso ce ne stavano 2, chi ti passava la visita e chi registrava. Comunque sotto era tutto carbone e ci andarono pure queste, ma
non era come qua a Giulianello i zinali. Dopo io ci stavo a domandare, una volta mi penso a domandare la moglie di Bruno, come si chiama, insomma. Dice, stava di come era il zinale. No, il zinale era così, ma quello tuo era così, ma quei nostri era così dei zinali. A Noviano lavoravamo con le cassette, a un altro piano portavano con l'ascensore le balle da bacche da giù, e se sciogliavano si facevano i mucchi e se capavano, questa era di questo valore, questa e quell'altra, se facevano almeno 4-5 mucchi. E con quelli si capava la sostanza del tabacco. E poi ce la portavano alle cassette a capa. La pianta era una, sì. Però si dovevano fare più tipi alle foglie. A Zecolina, come si chiama? E che le piantine alte, col lago, ci mettevi un'accia di filo lungo come il telaio. Allora, inghiottino di là, inghiottino di qua, o le cavi, capito? Una presso all'altra, una presso all'altra, e li mettevi tutte al sole, e quando pioveva dovevi scappare, rimetti dentro uno sopra l'altro, uno sopra l'altro, e ci doveva stare, se faceva il sole, ci poteva stare pure 15 giorni, 20, quando poteva stare. Ma se pioveva, dopo si attaccava alle soffitte in casa, pure che non era tanto secco. E se faceva seccare, per imballarlo ci voleva un mese di novembre, capito?